Ciao, allora vediamo, so che non sono dritta, ma non riesco a appoggiare meglio la base per il telefono. Adesso mi avvicino, spero che non ci sia neanche troppo rimbombo. Mi volevo così struccare e fare due, diciamo, chiacchierine nel mentre con voi. Sono truccata perché oggi avevo la giornata intera in sede di lavoro e quindi approfitto per truccarmi. Se sono tutto il giorno in casa, onestamente non ho, a meno che ho qualche videoconferenza particolare, ma non ce l'ho più come prima. Inizio con l'acqua micellare della Garnier, come sempre, come sapete. Come state voi? Dimmi, raccontate nei commenti come va questo un po', diciamo, rientro, perché comunque bene o male un po' le ferie, un po' le cose le abbiamo fatti più o meno in maniera diversa, che sia stato tornare poi magari dai propri genitori, no? Ecco, comunque io appunto ho fatto principalmente praticamente 2 settimane di ferie al mare da mia mamma. Abbiamo avuto un weekend con Alessandro, ma siamo rimasti in Emilia Romagna sia per fare qualcosa di rilassante, perché avendo solo 2 notti a disposizione e partendo il primo pomeriggio del venerdì, volevamo evitare di farci un sacco di ore di macchina. Tra l'altro era la domenica del 23 agosto, quindi una domenica anche importante di rientro. Siamo stati a dormire a Verucchio, che è in provincia di Rimini, a 20 minuti circa. Non siamo andati fino a Rimini poi. Da Bologna è 1 ora e 20, 1 ora e mezza di macchina senza traffico. Ed è un borgo molto bello in collina. Se mi seguite su Instagram avete visto poi le varie foto. Ci è piaciuta molto sia Vericchio, certo, Verucchio, San Leo. Abbiamo fatto il trekking a San Marino con una neddita abbastanza esilarante. Io che ho una crisi mistica quando mi rendo conto che parte del percorso è descritto come facile in alcuni tratti medio, ma comunque fatto con i bambini, c'era una corda a cui rimanere appesi in mezzo a niente, quindi siamo tornati indietro. Mentre abbiamo fatto poi il trekking. La domenica che siamo ripartiti ci siamo un po' allontanati, perché siamo andati a quasi 2 ore di macchina perché già c'era un po' più di traffico nella provincia di Forlì Cesena, San Benedetto in Alpe, e abbiamo fatto il trekking della cascata dell'Acqua Cheta, che è un percorso bello, impegnativo, perché comunque c'è un buon dislivello, ma assolutamente sicuro, tutto in sicurezza, se con le scarpe e l'abbigliamento adatto. Ci tengo a precisare, perché ho visto gente con le Infradito e con le Converse che, ragazzi, già non ci siamo. E niente, poi ce ne siamo ritornati. Questo periodo non è il periodo migliore, nel senso che la cascata principale e anche la seconda erano tutte comunque sia asciutte, perché il periodo estivo c'è un meno carico di acqua. E poi abbiamo ripreso, insomma, tranquillità, stiamo facendo un po' di giri per casa, soprattutto per quanto riguarda la cucina. Quindi siamo un pochino impegnati. Io oggi ho già ordinato su Amazon, l'ho presa su Amazon perché mi ha convinto. Simili non ricordo di averle viste, in più io non vado più in centro perché, cioè, ci devo proprio andare per motivi specifici. Perché anche quando evito di prendere l'autobus se non strettamente necessario, onestamente, al lavoro, andando a turni, c'è parcheggio per tutti, quindi vado in macchina. Da lavoro arrivare in centro non ci metto tantissimo anche a piedi, però comunque faccio tardi, non mi va, bla bla bla, insomma, l'agenda è già del 2021. Poi, Squalane Cleanser di The Ordinary, che sapete che è un prodotto che mi piace. Più avanti potrei anche ricomprare, sempre alternando con, insomma, le cose. Questa è la composizione.
si deve sciogliere e rendere quasi un po' oleoso sulle mani. Sì, ma assorbe sul viso. Io non avevo niente sul viso, ma sapete, niente, perché oggi era coperto. Io dovevo andare solamente in ufficio e quindi non ho neanche messo la protezione solare stamattina. Però per rimuovere un po' lo smog la giornata, io questo lo uso alla fine con una certa continuità. Soprattutto per togliere tutta quella sensazione un po' di fastidio che può dare la mascherina. Oggi, siccome ci sono ancora un po' turni di ferie, quindi siamo ancora meno del solito, praticamente l'ho indossata poco perché sono stata così un po' tempo in ufficio da sola, e quindi ho meno fastidio del solito. Allora, io la tolgo anche così, però questa ve l'avevo fatto vedere in un altro video, se la andate a contatto con l'acqua diventa quasi una crema morbida lattiginosa e si toglie bene anche così, cioè anche sciacquando con le mani. Io poi con la spugna di mare vado perché è un sistema che eventuali, ecco, piccoli residui di rimmel, infracigliare, me la sporta per bene. Poi vado con lo spumone dell'esterista cinica. Allora, che è un detergente schiumogeno in mousse, quindi di base è un prodotto cosmetico molto semplice. Io da quando sono già adolescente la mia versione preferita dei detergenti viso è il mousse, e una cosa del genere obiettivamente non l'ho mai trovata, cioè non so esattamente qual è il trucco, ma è uno di quei prodotti di Veralab per cui, anche se viene di più rispetto alla media di prodotti simili, li spendo volentieri perché non è così paragonabile ad altri prodotti con prezzo minore e poi non è nemmeno estremamente costoso. Allora, questa è la schiuma, si mette su il viso umido e cioè, vedete come rimane compatta, cioè non si sgonfia, si osserva molto bene sul viso. Si sciacqua anche molto bene, anche qui potete andare sia con le mani che con la spugnetta di mare, con un panno in microfibra. Voi sapete, io l'ho usato tanto il panno in microfibra e ce n'ho anche ancora un bel po', però secondo me la spugna di mare è imbattibile rispetto a qualsiasi altro prodotto di questo tipo, che sia un panno in microfibra. Non so che se si vede che sono un pochino arrossata, ma è diciamo da contatto, per lo sfregamento, non sono le irritate mie, le reazioni particolari. Ah. Sto usando una matita occhi di Tarte che praticamente è terminata, che è una di quelle matite che mi dura un sacco, però sia quando la strucco che no, mi ritrovo quei filini neri dentro l'occhio e ho sempre l'impressione di non riuscire a struccarla mai completamente. Perché finché ho questi filini, forse è una scena un po' splatter. Poi, anche se oggi fa fresco, io rimango con una skincare molto base, il Beauty Vinegar di Roger Gallet, che mi piace tantissimo. Questo l'ho scoperto grazie a mia cognata che mi ha regalato la prima confezione, questa per me è la seconda, mi piace tutto l'anno, lo preferisco ancora di più con il caldo perché è bello rinfrescante, anche la sensazione che lascia sul viso.
ne manca poco per un bel po', devo dire che non lo usavo perché quando facevo super caldo non riuscivo a usare veramente niente. E magari riesco a prendere un po', ok. Poi metto la lozione tonificante viso di Officina Toscana, anche questa me la vedete usare da tempo, che questa mi piace molto. Questo la tonificante, io di questo tipo la prima che avevo utilizzato era quella Lenitiva, mi sembra Lenitiva, e per la mia pelle quella è ancora meglio, cioè questa mi piace molto, quella secondo me però è proprio perfetta per il mio tipo di pelle. Come, no, l'avevo già preso, contorno occhi, questo di 100% Pure Coffee Bean Caffeine Eye Cream Dark Circle and Puffiness, quindi sia contro il gonfiore che antiocchiaie. Io questo prodotto lo metto, non lo metto più o meno uguale, non mi dà né particolare idratazione né sensazione di freschezza o simili quando lo metto. È una confezione da 8 ml che avevo trovato nel calendario dell'avvento di Acquaverde, quindi ce l'ho e lo utilizzo, e però onestamente non ve lo consiglio perché perlomeno su di me che ha un contorno occhi che certo l'estate è meno secco, è meno bisognoso, quindi se non mi sento né idratata né freschezza a questo periodo, figuriamoci l'inverno fare un prodotto del genere. Poi la crema viso al mare che avete visto lo scorso video, avevo portato questa dell'Infinite Aloe. Visto che stasera però è più fresco e sento di aver bisogno di un po' più di idratazione, vado a mettere questo siero della linea Natrushon del DM, cioè è la Natrushon è una linea di alverde a base di olive. E l'alverde è il marchio del DEM. Qua a Bologna il DEM si trova all'ex officina Minganti, aperto vari punti in tutta Italia. Io metto due pompettine e ha una formulazione leggera che si assorbe, cioè leggera nel senso che si assorbe rapidamente, però è comunque bello nutriente, è un siero. Quindi finché le temperature sono medie riesco a utilizzarla anche semplicemente con una crema viso che non mi appesantisce troppo la pelle. Quando è iniziato il caldo la sentivo un po' troppo pesante e ricca, mi dava una sensazione un po' di avere qualcosa sul viso che mi facesse in qualche modo sudare ancora di più. Con il freddo lo uso come siero, quindi poi l'abbino ad una crema, come poi nasce un siero, quindi subito dopo vado a mettere una crema idratante. Quindi veramente una skincare molto molto semplice. L'estate io insomma riduco ancora di più. Vi volevo far vedere questo prodotto intanto, che non è del tutto finito. Questo è della Klairs, si legge, è un campioncino, Illuminating Supple Blemish Cream SPF 40 PA++, che è un colore in un beige non troppo chiaro, soprattutto per essere un brand asiatico non dà troppo sul grigio, perché loro con il tipo di cartagione che comunque è diversa, molti prodotti colorati per noi europei tendono a darci un po' di effetto quasi grigio sul viso. Nasce ovviamente solamente per il giorno, sia perché ha la protezione solare sia perché è colorata, suppongo. Mi è piaciuta, nel senso che questa l'ho aperta, la utilizzo dentro casa, mi dà un pochino di colore. Se voglio anche uscire, no? Mi vedevo soprattutto prima di abbronzarmi, mi dava un po' più di vita, va, diciamo così.
È un buon prodotto, io però che ho la pelle che tende a seccarsi facilmente non potrei utilizzarla tutti i giorni, ma se avete una pelle non grassa, perché se fosse particolarmente adatta alla pelle proprio grassa, credo che a me avrebbe dato molto più fastidio, mi sarei sentita il viso seccare anche dopo 8 ore di smart working, o comunque di sì, 8 ore minimo. Per una pelle mista, o comunque che ha una tendenza un po' più facile a ingrassarsi piuttosto che a seccarsi, allora potrebbe essere valida. Sta finendo la stagione, tra virgolette, ma può essere un buon prodotto soprattutto per chi non è solito utilizzare in generale il fondotinta e usa protezione solare più o meno tutto l'anno, o appunto periodo primavera-estate, è un buon... Secondo me se può fare, ha detto con soldoni, ecco. Niente. Io vado a preparare la cena, che sarà una preparazione molto rapida ma gustosa, perché devo semplicemente scongelare del pane, tagliare a fette il salmone, marinarlo un pochino e tagliare l'avocado. Però c'è un po' di carbo, c'è un po' di proteine, c'è un po' di grassi, forse non è il massimo del bilanciamento, ma non è nemmeno il male assoluto. Quindi niente, vi saluto, spero di aver fatto di avervi fatto piacere questo video, anche se insomma non ho parlato di massimi sistemi, ma non parlo mai di massimi sistemi, ma non ho neanche parlato di particolari scoperte incredibili mai viste. Spero che stiate comunque bene e poi ci aggiorniamo in generale. Baci.